risposta scritta all'interrogazione numero 4-14927 che ho presentato lo scorso dicembre, che riguarda la storia strana quanto sottovalutata. A San Giovanni in Fiore, in Calabria, vive un ex docente universitario di economia e di politica internazionale, da sempre impegnato contro lo sfruttamento capitalistico. Il professore ha insegnato all'estero e scritto numerose opere sul sistema economico di Marx, argomentando contro le pretese non scientifiche delle impostazioni neoliberistiche che stanno alla base del monetarismo e della giungla finanziaria di oggi. Questo accademico sembra essere perseguitato. Qualcuno gli entra d'abitudine in casa, nonostante i sistemi di videosorveglianza, e gli lascia segni di puro terrorismo psicologico, ben documentati e ogni volta denunciati. Di eventuali indagini però non si sa nulla. Tuttavia, così come le riassunte pratiche vengono ripetute in libertà, non si può accettare che la vicenda finisca in scherno o che sia derubricata d'ufficio. Vogliamo sapere se l'ordine costituito abbia indagato, a quali conclusioni sia pervenuto e se esistono rischi concreti per questo intellettuale evidentemente molto ma molto scomodo. Grazie. Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 17 febbraio 2017, ore 9, svolgimento di interpellanze urgenti, la seduta è tolta.